Ciao a tutti, sono Mondo dello Spettacolo, benvenuti alle ultime notizie di oggi. La modella originaria della Repubblica Ceca Alena Seredova è sentimentalmente legata al suo Alessandro Nasi dal 2015. Insieme hanno anche avuto una figlia, Vivian Charlotte, nata nel 2020 in piena pandemia. Dopo la separazione da Gianluigi Buffon, avvenuta nel 2014, Alena ha voltato pagina accanto all'imprenditore torinese il quale, ad oggi, è anche il padre della sua ultima figlia. La coppia è molto affiatata e, dopo la nascita della bambina, il legame tra i due sembra essersi rafforzato ancora di più, così come si evince dalle bellissime foto di famiglie pubblicate sul profilo Instagram ufficiale della Seredova. La pandemia da Covid-19, i lockdown e le restrizioni a essa collegate, però, hanno reso tutto più difficile, e a causa di ciò, la coppia ha dovuto più volte rimandare il battesimo della piccola Vivienne. Attualmente, per fortuna, le nostre vite stanno tornando quasi del tutto alla normalità, motivo per il quale sarà possibile celebrare la cerimonia di battesimo della bambina. Ma non è tutto, come riportato da una nota rivista, sembrerebbe essere imminente anche il matrimonio tra Alena e Alessandro. Ecco, a tal proposito, tutto quello che c'è da sapere, tramite il suo profilo Instagram ufficiale, Alena Seredova ha parlato più volte delle difficoltà riscontrate in questi anni nell'organizzazione del battesimo della sua terzogenita, Vivian Charlotte, nata dall'amore con l'imprenditore Alessandro Nasi. La causa del ritardo della cerimonia è da ricondurre alla pandemia da Covid-19, alle restrizioni e a tutti i limiti a esse collegati, tra cui le difficoltà a viaggiare. I genitori della modella, infatti, vivono a tutt'oggi in Repubblica Ceca, e fino a qualche tempo fa, venire in Italia per assistere al battesimo della bambina sarebbe stato loro impossibile. Attualmente, per fortuna, le cose sono cambiate in meglio, e Alena ha confermato sui social che Vivienne riceverà presto il suo primo sacramento. Il settimanale Nuovo, a tal proposito, ha lanciato un'indiscrezione molto interessante. La rivista, infatti, ha rivelato che le nozze tra Alessandro e Alena potrebbero svolgersi lo stesso giorno in cui la bambina riceverà il battesimo. Dopo il difficile periodo appena trascorso, del resto, due feste sono meglio di una. Aria di matrimonio anche per Buffon, l'ex marito di Alena Seredova, il calciatore Gianluigi Buffon, è sentimentalmente legato dal 2014 alla giornalista sportiva Ilaria D'Amico. I due hanno anche avuto un bambino, Leopoldo Mattia, il quale, attualmente, ha circa 6 anni. È da tempo, oramai, che si vocifera che Gigi e Ilaria potrebbero presto convolare a nozze, ma per il momento non vi è alcun annuncio ufficiale. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.